Luisa Corna. Buon pomeriggio Luisa, siamo collegati con te, benvenuti a Radiografia Show. Ciao Nicola, come va? Bene, io bene, tu come stai? Bene, bene, ti ringrazio. Grazie. Nonostante il periodo, bene. È un periodo un po' particolare. Noi, decisamente, sì. Noi siamo così, sempre sul pezzo, riusciamo anche virtualmente, un po' tutte le radio, anche le TV, come tu ormai giri e sai da anni come funziona il mondo dello spettacolo, ma ormai in questo anno, praticamente un anno è passato dall'inizio della pandemia e cerchiamo di essere ormai virtualmente presenti per tutti gli ascoltatori, per chi ci guarda e chi ci sente. Fate bene, fate bene. Grazie per essere qui. Tu oggi ci porti qui una ventata di freschezza perché ci fai ascoltare poi dopo la nostra intervista il tuo brano. Parlami tu stessa del tuo brano, come è nata questa voglia di scrivere, comunque di cantare, per questo brano. Ovviamente tu sei, non è la prima volta che suoni e che canti un brano del genere, molto molto interessante. Sei stata anche a Sanremo, a proposito di Sanremo, con Fausto Leali qualche anno fa. Raccontami tu stessa. Ma allora, questa canzone si intitola Senza un Noi, non è un brano che ho scritto io, ma Riccardo, sì, Brizzi, con l'arrangiamento di Cesare Chiodo. Ok. Quando ho sentito questa canzone, dire, mi è piaciuta subito, perché ha un po' le sonorità che mi piacciono, il mondo e anche il contenuto del testo l'ho trovato molto profondo. Una canzone che parla d'amore, però di quell'amore assoluto, quello che vive e che sopravvive oltre il tempo e oltre il distacco, oltre ad avere questo inciso nel quale le parole si inseguono e si rincorrono. E quindi io ho deciso appunto di realizzarla, ed è praticamente, diciamo, il singolo che poi ha fatto da apripista all'album Le cose vere. Sì, diciamo che è un album, una susseguirsi di musica è interessantissima questo brano, perché c'è davvero tutta Luisa Corna, che comunque negli anni si è fatta vedere e conoscere nel miglior modo possibile. Comunque dai un pathos nella canzone, una forza d'animo che comunque ci piace. Spero che piaccia grazie, anche ai nostri ascoltatori, ma sicuramente è così e ve lo posso garantire che sarà sicuramente così. Cosa c'è da dire di più di questo brano? Raccontami tu delle curiosità, magari, di come è uscito fuori anche il discorso del videoclip, che tra poco anche vedremo sui nostri canali video di YouTube e Facebook. Per quanto riguarda il videoclip, l'ho voluto girare in teatro proprio per parlare di questo momento, insomma, dove i teatri e quindi il palcoscenici in sé sono vuoti. Quindi ho chiesto a questi due attori di voler partecipare a questo videoclip per far nascere questa storia d'amore proprio all'interno del teatro, come simboleggiare, no? L'amore che noi abbiamo per tutte le forme d'arte che vengono quindi sviluppate sul palcoscenico. Sì. E questa è una storia, come dicevo appunto, d'amore, questo incontro, una storia che è l'evoluzione poi del loro rapporto, con un epilogo che comunque ho voluto che fosse naturalmente un lieto fine. Certo, il lieto fine fa sempre bene sia alle storie. Abbiamo bisogno. E ne abbiamo, esatto, bisogno soprattutto noi, certo. Certamente. Però così, diciamo che questo lieto fine, comunque la parte, quella finale, è proprio quella che simboleggia, no? Che quando ci sono gli affetti, quelli veri, sono quelli. Cioè quando ci sono delle situazioni di difficoltà ti rendi veramente conto quanto è importante avere le persone vicino, quelle insomma che ti vogliono bene, quelle che ti stanno vicino da sempre. Certamente, io volevo sapere da te che è edito questo, diciamo, il brano, chi è che la distribuisce, come possiamo trovarlo, insomma, per i nostri amici che vogliono magari acquistare la parte anche, insomma, del brano, parliamo della parte digitale, perché ormai diciamo che si acquista sui digital store, è vero, questo è vero. Però allora guarda, si trovano su tutti i digital store, sì, quindi da Spotify piuttosto che iTunes, anche su Amazon, e sì, più avanti uscirò anche con il secondo singolo. In quell'occasione ci sarà anche il CD, diciamo, fisico, perché ci tenevo comunque, anche, certo, se pare non essere più di moda, però mi faceva piacere comunque uscire anche con quello. Sì, è vero. Per chi ancora lo apprezza. I nostalgici del CD, anche del vinile, adesso stanno uscendo. Ecco, vabbè, diciamo che noi, almeno noi radiofonici, comunque il CD o comunque anche il vinile che sta tornando di moda è qualcosa di eccezionale, di bello, come il libro che tu lo tocchi, la stessa cosa, magari non leggerlo sul tablet. Esatto, esatto. Ecco, quindi comunque devo dire, io vabbè, ormai ho imparato a scrivere sul computer, è decisamente comodo, però mi rendo conto che tendo sempre a prendere il foglio di carta e a scrivere.
È proprio è più forte di me. Dopo dico: no, devo utilizzare comunque il computer perché è molto più comodo, ovviamente, anche per così essere. Rispettare quella che è la natura, no? Perché certo. Le povere piante lo utilizziamo per fare. Beh, quello sì, la parte ecologica. La parte ecologica sicuramente. Assolutamente. Ecco. Però volevo chiederti: tu in TV comunque ci stai andando, anche se comunque hai un po', diciamo, tralasciato la parte televisiva, comunque sì. Cinematografica, hai messo più che altro su il discorso canoro, che è importante per te, magari ti libera di più. Cosa, che differenza c'è? Tanto vediamo. Una testolina che passa e vabbè, un bacino alla bimba. Sì. Volevo dirti che differenza c'è? Ho detto state zitte, ecco, che devo. Ecco. Vabbè, non importa, è bello anche così, siamo a casa, siamo tutti negli studi virtuali qui a casa, esatto. Quindi ci sta. Poi in questo momento di, diciamo, di rialzamento dei casi, insomma, è bene che tutti noi stiamo a casa. Che differenza trovi tu, che sei una donna comunque di spettacolo, che ne hai fatto tantissime, ne mangi ancora, fortunatamente va alla grande da sempre, ma voglio dire, cosa c'è di differenza tra fare televisione o magari fare l'attrice e cantare? Beh, sono tutti, ovviamente, vabbè, c'è il denominatore comune che è quello dello spettacolo, quindi sì. Anche l'incontro, no, con la gente, che quello è fondamentale, una grande condivisione. La TV devo dire che mi ha dato moltissimo, perché comunque mi ha permesso di condurre dei programmi anche varietà, nei quali sì. C'era comunque la grande orchestra, ospiti con i quali cantare, quindi ho sempre amato spettacoli, diciamo, proprio dove all'interno comunque la musica era predominante. Certo. E quindi devo dire è stato comunque molto entusiasmante, però certo nel momento in cui canti spesso le canzoni degli altri arriva il momento in cui hai voglia anche, ovviamente senti l'esigenza di proporre la tua musica, no? Certo. E quindi cose che senti, cose che scrivi, ed è per quello che ho fatto magari un passo indietro per portare avanti quella che è anche la mia musica. La tua passione. Esatto. E per quanto riguarda invece la recitazione, è sempre sì. Affascinante, sai, comunque sono forme d'arte che ti consentono comunque di immergerti, no, in te stesso e di riuscire a tirar fuori degli aspetti, quindi attraverso la voce, attraverso il canto, attraverso quello che è, insomma, la parte artistica. Certo, la parte artistica che è importante in ogni artista. Cosa ci sarà possibilmente secondo te, per quello che tu puoi sapere, già hai qualcosa in pentola che bolle, oppure ti stai concentrando prettamente solo su questo, sull'uscita di questo brano, andrai da qualche altra parte, ti vedremo anche nelle TV nazionali, che progetti ha Luisa Corna? Allora, diciamo sì, per il momento, vabbè, adesso c'è questo stop di Sanremo perché ovviamente tutta la musica è praticamente concentrata fino a stasera sul fest, esatto. Stasera. E infatti io sbagliato perché poi siamo usciti un po' tardi con il video, ma perché è stato un po' difficile realizzarlo, insomma, ti lascio immaginare, no, per certo. Le varie situazioni. E stava andando anche molto bene, c'è stata insomma una grande attenzione. Ritornerò, come ti ho detto, con un nuovo singolo più avanti e sì. Quindi con l'uscita del CD fisico, e quindi avrò modo di fare ancora promozione e anche ovviamente di andare in televisione a proporlo. E poi stiamo un po' navigando a vista, stiamo attendendo di capire quando sarà possibile iniziare quindi a fare gli spettacoli dal vivo, e il 27 di aprile ho già un concerto confermato a Rimini con Annalisa Minetti, che mi ha coinvolto in una serata un po' jam con dei grandissimi musicisti jazz. E quindi speriamo di riuscire a farle e poi naturalmente di partire con gli spettacoli. Se non sbaglio, adesso potrei anche sbagliarmi, ma tu hai avuto già a che fare con la Minetti in passato? Sì, come quindi, no, come no. Hai avuto, ma guarda che è una mia grandissima amica. Sì. Siamo molto amiche e poi l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho scritto questo libro, Tofu e la magia dell'arcobaleno, che è un libro musicale per bambini che tratta con il tema del bullismo. In realtà io preferisco parlare di prepotenze perché è indirizzato a un pubblico dai 5 ai 10 anni. Sì. E come dicevo è musicale perché all'interno ci sono gli spartiti, ci sono le canzoni cantate dalle voci di Novara, ci sono le basi musicali sulle quali i bambini possono cantare. Chi è stato? Non importa. Una distrazione. Sei a casa, non ti preoccupare. E devo dire è un libro che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni perché
tratta questo argomento che è tanto importante e do dei, così come posso dire, dei piccoli strumenti proprio attraverso la musica che riesce veramente ad unire e a sciogliere qualsiasi nodo. È illustrato da Fiora Giovino, le canzoni sì. Le ho scritte io e Tonino Scala. Se vuoi ti racconto brevemente la trama. Sì, guarda, io ti ascolto. Tempo. Certo che abbiamo tempo, vai. Tranquillo. Allora, Tofu in realtà è un piccolo alieno che vive sul suo pianeta, si chiama Arcus. I bambini, i ragazzi, hanno questa formula magica con la quale riescono a creare dei piccoli arcobaleni che volano nel cielo e poi si sciolgono al suolo in acqua colorata. Lui però, Tofu, è particolarmente coraggioso, avventuroso, riesce a creare un enorme arcobaleno con il quale viaggia attraverso l'universo, arriva sulla Terra e incontra Lucy, una bambina ipovedente, e tra di loro nasce una grandissima amicizia anche grazie alla musica e farà e vivranno tante incredibili esperienze. E qui appunto che viene in gioco Annalisa, certo. Perché naturalmente parlando del mondo degli ipovedenti ho avuto bisogno insomma della sua esperienza, del suo racconto, dei suoi sensi sviluppati, perché diciamo che assolutamente Lucy è Annalisa in un certo qual senso, Annalisa da bambina che non ha mai visto l'arcobaleno, ed ecco perché l'ho intitolato Tofu e la magia dell'arcobaleno. Bene, è una bella storia e quindi anche questo fa parte del mondo di Luisa Corna, e magari chi la segue, chi la vuole insomma conoscere ancora di più, magari la vuole anche leggere questo splendido racconto musicale, però che comunque aiuta anche un po' a stimolare, no, quello che secondo me è la parte dei bambini creativa anche sulla musica, perché magari da piccoli si comincia, lo sai, e funziona così, secondo me. Assolutamente. È il miglior ma modo. Devo dire che oggi i bambini seguono già le canzoni dei grandi, non so se hai notato. Sì, e quindi insomma ho riportato invece un po' un discorso, ovviamente ho messo delle sonorità rap, trap, ho comunque cercato. Hai trovato la nuova linea anche di musica. Assolutamente, sì. Ho riportato anche in un mondo più attuale, un po' da adulti, però ovviamente con i testi, certo. Per ragazzi, per bambini. Vabbè, diciamo che poi ti lascio andare. Il discorso dei bambini che ascoltano i grandi, la musica dei grandi, questo lo facevamo tutti quanti noi, penso dai tempi della musica con magnetofono. Sì, ma adesso ancora di più. Adesso di più. Infatti anche ho parlato di recente appunto col direttore dello Zecchino d'Oro, sì. E se una volta loro comunque avevano bambini che cantavano, un protagonisti 10 anni, 11, adesso invece vanno sui 5, 4, ecco. 6, utilizzano quell'età lì, sì. Quindi si è abbassata la media dei bambini che già ascoltano, però vabbè, diciamo che anche in questo periodo di stare chiusi in casa tutti quanti magari ascoltano tutto, e i bambini poi sono dei piccoli pappagallini che ripetono, alla fine è così, è sì, vero, assorbono. Quindi, dalle figuracce che facevano fare magari i piccoli, no? Però le canzoni sono belle, che quando sono belle vanno cantate da tutti quanti, non c'è età. Bene, allora Luisa, adesso noi ci concentriamo invece a vedere, per chi ci sta osservando sui nostri canali social Facebook e YouTube di Radio Roccella, e per chi ci sta ascoltando invece magari in auto, in FM, comunque in audio, ascoltiamo questo nuovo brano che vorrei che tu stessa presentassi, e ti saluto e davvero ti aspetto qui quando vuoi, tanto ormai grazie. Noi siamo in contatto grazie al tuo ufficio stampa meraviglioso e funzionale, e davvero un bacione a te e alle tue meraviglie che c'è lì in zona in quei metri quadri di casa tua, ovviamente. Allora grazie a te, scherzi, è una bellissima occasione ogni volta poter presentare insomma dico il proprio lavoro, in realtà quella che è la nostra passione, la musica, quindi grazie di questa opportunità, mi fa piacere farvi ascoltare senza un noi. Bene, grazie allora Luisa, ti aspettiamo in Calabria, mi raccomando, basta trovarci quando sarà tutto libero da pandemia. Un bacione. Grazie mille, ciao. Ciao Luisa, a presto, ciao. Avrei voluto fosse per l'eternità, ma questo che significa? Io e te lo siamo già. Due corpi si allontanano, le storie si frantumano da un'eternità, ma questo che significa? Io e te siamo un'unità. Ma cosa importa se non sei tu a svegliarmi la mattina? Ma dentro la mattina poi ritrovo te ed è bellissimo. Metti qui parole come fossi troppo rare, nel piangere sentire nelle lacrime il tuo sapore, dentro i miei respiri.
prospettive cambiano, le aspettative cedono ed è questa la realtà. Ma dunque che significa? Io e te siamo rarità. Ma cosa importa se non sei bacio della buona notte? Ma questa notte sa parlare solo di te ed è questa notte sa parlare solo di te. Averti qui parlare come forse tu parlare e piangere e sentire nelle lacrime il tuo sapore dentro i miei respiri, sei tra le linee delle mie mani. L'amore non ha bisogni, l'amore per l'eternità, ma questo che significa? Io e te lo siamo.